Versare il riso in una pentola, aggiungete l'acqua, sciacquare il riso più volte fino a che l'acqua sarà trasparente. Aggiungete 2 bicchieri d'acqua e mescolate bene. Portate sul fuoco a fiamma media per 10 minuti. Dopo l'ebollizione, fate cuocere ancora per 5 minuti con fiamma minima. Versate sulla padella l'olio e l'aglio tritato e fate dorare. Aggiungete le carote e versare anche i piselli e mescolate bene. Unite anche il prosciutto cotto, poi condite con 3 pizzichi di sale. Mescolate bene e poi mettete da parte. Versate l'olio di semi, aggiungete le uova, cuocete per circa 1 minuto, mescolando per ottenere l'effetto strapazzato. Versate il resto dell'olio nella stessa padella, quando sfrivola aggiungete il riso e mescolate per 3 minuti, girandolo bene. Poi condite con pizzichi di sale. Poi amalgamate tutti gli ingredienti. Aggiungete anche della salsa di soia e mescolate bene. Trasferite il riso nel piatto. Aggiungere anche la maionese. Il vostro riso alla cantonese è pronto per essere servito.